Buongiorno a tutti cari amici, buona settimana, buon lunedì 15 giugno. Spero che state tutti in forma, bene, questo è un video richiesto da qualcuno di voi che voleva vedere le cosine di make-up che avevo comprato, che poi non è che ho comprato cosa, ho comprato quattro co cose che sono andate dai cinesi l'altro pomeriggio. E allora, perché dovevo fare delle cose, e allora lì hanno lo stand di Essence. E io volevo un gloss perché d'estate, anche se con questo fatto della mascherina non è che tu arrivi, ti metti il gloss o il rossetto, però ho detto magari nei momenti che non la devi indossare lo puoi mettere. E allora lo stand di Essence era devastato, non c'era una cippa, pochissime cose. Le uniche cose che c'erano questi gloss, questo qua, della linea Plumping e Nudes, lo 04. Allora è quello che sto indossando in questo momento, che sembra invisibile, però è luminoso perché illumina il viso. Io non amo molto gli stick, i rossetti d'estate perché mi seccano le labbra molto. Allora, io prima avevo fatto uno sboccio sul dorso della mano perché stavo girando il video, poi mi ha chiamato mio padre, l'ho dovuto cancellare. Allora, questo è il colore del gloss sul dorso della mano, sulla mano. Lo vedete com'è scuro? È un nude bello rosato, però intenso. Qui invece sulle labbra poi si perde, però non ha importanza perché io volevo una cosa discreta. Tanto per avere un colore, anche perché io, se uno in base a dove deve andare, deve indossare la mascherina, meglio che non lo mette, perché ieri ho combinato un macello. Avevo un compleanno, un pranzo di compleanno, allora mi porto la mascherina, però mi voglio mettere sto gloss, perché ogni volta che io esco sono sempre senza rossetto, così labbra, cioè, mi ero, diciamo, rattristata questa cosa che ero sempre senza gloss. Allora ho detto ci voglio provare. Mi metto il gloss, speriamo che poi si possa sistemare, pulire la mascherina. Ma che oggi l'ho presa ed era tutta macchiata. Ho provato a lavarla e non si toglie, forse perché il tessuto quello là che hanno mandato quelli del comune, che non è proprio di stoffa, perché io le mascherine di stoffa le rilavo e le macchie, anche se le macchie non ce ne sono perché io non ho indossato mai il rossetto con la mascherina, ma la lavi e si pulisce bene. Questo no, sono rimaste le macchie, l'ho presa e l'ho gettata, tanto ne ho un'altra. E niente, questo qua era il gloss che ho comprato l'altro pomeriggio e mi piace. Ora questo è volumizzante perché è plumping e pizzica un po' tanto, sembra che ho del peperoncino sulle labbra, ancora io me lo sto sentendo, l'ho messo poco fa. Scusate il brufolone. E niente, questo è costato all'incirca 2,89. Poi ho preso una fonte, una Simil Beauty Blender, perché quella che ho ormai è usata, è un po' vecchiotta, e la volevo utilizzare come mi ha consigliato una di voi, bagnata e poi usata con, per mettere il correttore. Sapete quello chiaro che ho della L'Oreal che ieri ho messo e ci sono stata 100 anni per sfumarlo bene. E sinceramente mi devo comprare un altro correttore perché è più scuro, perché in quel modo proprio che una deve, per truccarsi ci vuole così tanto, un pochino di correttore qui nelle occhiaie, niente, mi secca. Io sono un tipo che non ha molta pazienza, si vuole sbrigare, però comunque ieri l'ho messo. Voglio provare bagnandola e mettendo questo correttore, anche se mi dovrò comprare quella tonalità più scura. Allora, volevo il cancelletà, però forse ho fatto troppe spese, in quel momento non l'ho comprato. Allora, questo è costato pochissimo, non mi ricordo quanto. Poi ho preso che si è rotto un pennello che usavo di Essence per l'ombretto. E qui dai cinesi c'erano naturalmente i pennelli, ho preso questo a lingua di gatto. Ieri infatti ho messo un po' di ombretto. È secco secco, ha pochissime setole, non è un... Era
buono, migliore se era un pochettino più forte, però purtroppo non c'era molta scelta da questi cinesi. Ho preso questo qua, lingua di gatto, poi comunque dovrò comprare qualche altro. Questo è costato poco, della marca che hanno loro, Winnie Pro 13. Non è male, comunque le setole sono molto morbide. Poi ho preso, che vi dicevo che dovevo prendermi un mascara, che l'altro mi era finito, si era seccato, il mascara low cost perfetto. Questi qua avevano questi cinesi, anche altri cinesi, lo stand di Astra, e il mio amato Subliminal Mascara. È il mascara che sto indossando in questo momento. Non ho fatto tante passate, ho fatto solo una, tanto per, ma se fate tantissime passate, a me mi sembra che si hanno le ciglia finte. È veramente fenomenale. Ormai l'ho aperto, perciò vi mostro lo scovolino, anche se lo conoscete bene. Ha uno scovolino non cicciotto, ma neanche secco secco, così. E tantissime setole fitte, e per questo vengono le ciglia voluminose. Mi piace un sacco. Questo mi pare che costi, nello scontrino ricordo che c'era scritto 5,99, 6 euro o 4,99. Non ricordo bene se 5,99 o 4,99, però ci vale tutti i soldi. Anzi, secondo me è perché è nostro marchio italiano, non se ne approfitta. Non lo so, vale tutti i soldi che costa, e anche di più, perché è molto buono. E io sono un tipo che pretende un po' tanto dai mascara. Pensate un po' che quelli di Wycon, ma non è che mi piacciono così tanto. Sì, è capitato che li ho comprati, perché comunque Wycon è un negozio che, diciamo, viene vicino di strada. Fanno molte offerte, allora ho detto ogni tanto che ogni tanto li ho comprati, come voi ben sapete. Però questo veramente vince su tutti i mascara Wycon, anche se ne fanno di migliori, come quello là col packaging arancione, che forse ora è cambiato. Però questo veramente se la batte alla grande con questi qua di Wycon. E niente, questi sono stati i miei piccoli acquisti, i make-up posi. Io poi vi volevo parlare, magari non lo so, nei prodotti finiti oppure così. Perché ora sto usando, che avevo comprato tempo fa, la mousse per il viso, quella di Roberts, quella all'acqua di rose. Allora, è buona, buonissima, però il packaging, come al solito, quello là della Roberts fa dei packaging pessimi. Perché ha lo spruzzino, che ha forma di rosa, che ha due cosine, due levette che voi dovete premere, una a destra e una a sinistra, li dovete premere assieme con forza. E dopo un po' esce una quantità esorbitante di prodotto, veramente troppo. E come te la devi stendere questa mousse sul viso? Ora vi sto facendo il video anche di questo. Comunque poi magari ve la mostrerò in un altro video, questa mousse. Veramente io mi lamento proprio per questo packaging, perché è fatto male malissimo. Come anche il tonico, il packaging del tonico, che è fenomenale, un buonissimo prodotto, però non ha un erogatore buono, e esce, ha un buco enorme, esce una quantità esorbitante di prodotto. Scusate se uso sempre questo termine, veramente troppo. Se non state attenti, cade tutta la boccetta, e non è una cosa giusta. Comunque, poi ve ne parlerò magari in un altro video. Magari ve lo mostrerò la mousse. Non la consiglio, io non la comprerò più, anche se è un ottimo prodotto. Non la comprerò più, perché la mattina, quando mi devo lavare il viso, perché io lavo il viso anche più volte, mi viene. Non lo so, mi vengono i nervi, perché esce, prima tipo non esce niente e poi esce tanto prodotto. Ma comunque, già sono arrivata a 9 minuti di video. Vi ringrazio se avete visto questo video, e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.